Salve, benvenuti a Stock Trades Got Talent. E si comincia. Eccoci qui, benvenuti alla prima puntata di Stock Droids Got Talent. Come potete vedere ci sono tre buzz, i quali rappresentano tre caratteristiche importanti che le applicazioni dovranno possedere per arrivare alla fase successiva fino in finale, che saranno l'utilità, la grafica e l'originalità. Ricordiamo che con due sì passano, con uno solo no. Per cui adesso vi presento il giudice, che è il signor Davide Puato. Eccolo là. Sì, eccomi qua, grazie. Sto notando una leggera somiglianza tra di noi, però è tutto casuale ovviamente. Vabbè, io direi di far entrare la prima applicazione concorrente di oggi, che è Decision Crafting. Prego! Eccola. Buongiorno, benvenuta a Stock Droids Got Talent. Io direi di vedere subito la tua esibizione. Prego! Decision Crafting si prefissa come scopo quello di risolvere le nostre indecisioni, ovviamente non in modo casuale, ma secondo dei criteri ben precisi. La prima schermata mostra la lista delle cose che abbiamo deciso di comparare, compreso anche qualche esempio. Per aggiungere una nuova indecisione, chiamiamola così, basta cliccare sul tasto più e aggiungere le cose da comparare. Successivamente dovremo aggiungere i parametri che vogliamo comparare e tramite lo slider sottostante potremo decidere l'importanza che ha per noi quel determinato parametro. Infine ci troveremo di fronte a una schermata in cui potremo valutare i vari parametri che abbiamo inserito precedentemente con un voto da 0 a 10. E alla fine di tutto, cliccando la spunta in basso, partirà un'animazione che mostrerà la scelta migliore per noi in base a tutti i parametri che abbiamo inserito. Bene, molto bene, complimenti, ottima esibizione. Comunque, adesso arriva la vera e propria parte complicata. Allora, partiamo dall'utilità. Allora, io devo essere sincero fin da subito, penso che un'applicazione come te in realtà sia abbastanza utile, però in realtà molte persone riuscirebbero anche a fare tutti questi ragionamenti senza l'aiuto appunto di un'applicazione. Quindi l'utilità c'è. Però sto pensando effettivamente a quante persone potrebbero scaricarti per risolvere le loro indecisioni. Mi dispiace, ma dal punto di vista dell'utilità mi sono sentito di bazzarti, perché ripeto, sì, sei utile, saresti utile, ma appunto non so quanto effettivamente una persona si metta lì a scaricare un'applicazione per questo tipo di problema, ecco, per risolvere queste sue indecisioni. Non lo so sinceramente, per cui almeno dal punto di vista dell'utilità sì, però passiamo alla grafica. Beh, qua non c'è assolutamente niente da dire, veramente ottima, curata sotto tutti i punti di vista, molto semplice, minimale, ma fatta bene. Soprattutto l'animazione finale è molto carina. Per cui la grafica assolutamente non viene bazzata,
e quindi hai un sì, ora ne manca uno per passare. Dal punto di vista dell'originalità, no, no, non ti buzzo, assolutamente no, perché le altre applicazioni presenti su Play Store in realtà fanno tutt'altro, non vanno a considerare nulla di tutto ciò che consideri tu, invece scelgono, insomma, prendono una decisione totalmente casuale, quindi in modo random, e quindi non è assolutamente quello che fai tu. Tu hai un funzionamento decisamente differente, tu scegli in base ai parametri che noi scegliamo e scegli appunto in modo corretto e preciso. Quindi, dal punto di vista dell'originalità, sì. Quindi la prima applicazione di questo talent passa con due sì. Bene, ora lasciamo la conclusione al nostro caro presentatore, prego. E siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Stock Droids Got Talent, ma non temete perché siamo solo all'inizio. Un'ultima informazione che volevo darvi è che, trattandosi di un talent, ovviamente ci sarà una finale. Questa finale ci sarà, pensavo, a dicembre, perché comunque volevo fare abbastanza puntate e comunque appunto arrivare a fine anno, dove si darà una classifica e si eleggerà l'applicazione vincitrice dell'anno. Ora seriamente volevo parlarvi un attimo, vabbè, ok, ho le vesti del presentatore, ma in realtà adesso vi parlo proprio da persona normale, sul serio, volevo chiedervi proprio la vostra più sincera opinione riguardo quest'idea, direi abbastanza diversa dal solito, e proprio per questo non so in che altro modo dirlo, ma ci tengo molto in questo caso che mettiate, se proprio vi è piaciuto, un mi piace, ma questa volta ha più valore delle altre volte adesso, anche perché a me non piace fare come fanno molti, cioè dirvi: oh no, la prossima puntata la vedete solo se raggiungeremo il 2 milioni di miliardi di mi piace. No, io non faccio così, non lo farò nemmeno adesso, quindi vi chiedo proprio solo di ricordarvi tutto qua, di ricordarvi se veramente vi è piaciuto di metterlo, perché forse è la prima volta in assoluto che creo, diciamo, un format differente dal solito, un po' diverso dal comune. Sembra che mi stia vantando, sì, tantissimo, vero? No, però in realtà non voglio minimamente vantarmi, è solo per dirvi, questa volta vi chiedo solo di fare più attenzione e di ricordarvi quel tastino lì. Basta, tutto qua. No, se poi vi è piaciuto proprio tanto, magari condividetelo anche con i vostri amici. Ma io non vi dico mica di no, sia chiaro, che non sia mai. Quindi se proprio volete, vabbè, stavolta condividete, cosa che vi dica. Buon bricaggio a tutti e ci rivediamo ad un prossimo video.